Liberi TV, siamo con l'onorevole Khalid Chouaki, che è appena stato al centro di Baobab per gli immigrati, che era al collasso perché era super affollato, e lui, vedendo in che condizioni si trovava, all'uscita, dopo aver anche realizzato una serie di fotografie della situazione, ha subito fatto un appello. Lì ci sono più di 100 bambini, per esempio, tra gli altri, e quindi ha fatto subito un appello perché si favorisse un circuito di derrate alimentari e si portasse un po' di aiuto, almeno materiale, che è quello che serviva. Adesso facciamo raccontare a lui la questione. Ma il problema è che uno mai si sarebbe aspettato che anche qui a Roma si arrivasse a questo punto di emergenza. Io lì nel centro abbiamo visto praticamente più di 800 persone in un luogo che ne può contenere 160, e la cosa che più mi ha impressionato è la presenza di donne e di bambini in condizioni igienico-sanitarie allucinanti, e il fatto che, insomma, era mancata anche una rete di solidarietà che probabilmente non si era comunicato bene anche la situazione di quel luogo e di quel posto. E quindi da subito, insomma, noi abbiamo lanciato un appello a tutti i romani, a tutte le associazioni, ma a tutti i singoli cittadini soprattutto, a dare un primo supporto, perché non, insomma, nel vuoto di una gestione intelligente, attenta, immediata delle istituzioni, credo che sia molto importante che ci sia almeno una risposta di solidarietà dal basso. Lì il problema è che ovviamente stiamo parlando di transitanti, di persone che non si sono fatti identificare perché hanno relazioni con l'Europa, hanno parenti in altri paesi e quindi non vedono l'ora di spostarsi. E insomma, poi insomma, abbiamo anche chiesto con urgenza al Comune di Roma, insomma, alla Prefettura, di organizzare una situazione di emergenza, almeno di passaggio, e per fortuna si sta allestendo, si è allestito in parte questo campo lì di fianco. Però ancora oggi, insomma, noi abbiamo bisogno di beni di prima necessità, dal latte per i bambini, il cibo, il vestiario, sia per adulti che per donne che per bambini, e quindi c'è un presidio, insomma, della Croce Rossa, ma insomma, ovviamente c'è bisogno anche di volontari che possono sicuramente dare una mano in quel centro. Anche la questione anche che riuscire a coinvolgere i cittadini può servire anche a informarli in questo senso, perché magari quello che apprendono dai media o dall'informazione non è sempre quello che si riesce a percepire andando direttamente lì. Tu hai giustamente parlato di spostamenti, adesso gli spostamenti sono difficili anche in Europa, cioè loro già hanno attraversato condizioni di viaggio assurde e adesso si trovano, che ne so, l'altro giorno c'è stato il blocco di Schengen, poi a Ventimiglia c'è quella situazione con i francesi che, per carità, sono sempre stati tra i più solidali, eccetera, adesso si mostrano con la faccia scura e non fanno entrare. Tu, ecco, questa valutazione, che ovviamente è l'argomento del giorno, cioè cosa deve fare l'Europa di fronte all'emergenza, qual è la tua idea di base? Ma io penso che l'Europa stia perdendo una grande occasione di ritorno alla sua civiltà e a quelli che sono i valori fondanti della moderna Unione Europea, e questo, insomma, lo stiamo vedendo adesso con il comportamento della Francia, lo abbiamo visto con l'Austria, con le reazioni del Regno Unito rispetto al salvataggio in mare. Io penso che, insomma, non c'è mai stato un cinismo di tale portata in cui tutti hanno davanti ai loro occhi quello che è la pressione di enormi flussi di persone che arrivano partendo dalla Libia, e che attualmente nessuno può dire di non sapere, perché nel mare noi abbiamo navi militari delle inglesi, del nord Europa, tedesche, e quindi nessuno può dire di non vedere, di non sapere quello che è la pressione sul nostro paese, e nessuno può dire che l'Italia non ha fatto il possibile, perché a partire dalla Sicilia, insomma, c'è un senso anche di piccole amministrazioni che stanno cercando di fare il massimo,
e noi stiamo cercando di far sì che questo, diciamo, piano di accoglienza sia, poi magari ne parleremo, e sia assolutamente integerimo da qualsiasi rischio di infiltrazioni e di strumentalizzazione, e imparando anche da quello che è la schifosa cronaca di questi giorni riguardante Mafia Capitale, chi ha rubato, anche speculando su queste persone. E quindi il doppio dramma è che noi abbiamo un'Unione Europea che se ne lava le mani, e soprattutto quello che a me un po' dispiace e su cui si può e si deve lavorare di più è l'assenza di un'opinione pubblica europea che invece sia in controtendenza, perché posso anche in qualche modo capire ma non giustificare la rigidità di alcuni leader europei che, di fronte alla paura di perdere voti rispetto all'estrema destra, oggi fanno la voce grossa impedendo il transito ai richiedenti asilo. Non capisco, non riesco a capire l'assenza o il silenzio delle organizzazioni non governative, dell'associazionismo, insomma delle associazioni religiose, laiche, che invece a livello europeo dovrebbero avere una voce comune per salvaguardare la dignità delle persone. Quindi questa è la vera sfida, credo, in questo momento, per anche smentire quello che è è la decisione che stanno prendendo alcuni governi, che in alcuni casi sono addirittura governi vicini alla nostra famiglia politica europea, quindi la casa socialdemocratica, e questo ci pone davvero degli interrogativi molto seri su quale identità ha anche la famiglia progressista europea. E questo è un punto molto serio. Vedremo insomma quello che è l'incontro che farà il presidente Matteo Renzi con Hollande e con Cameron, ma penso che insomma sarà molto difficile invertire la rotta, perché ormai è una questione di negoziare al suc se avere 10 o 20 rifugiati in più o in meno, e non rendersi conto che siamo di fronte a una tragedia umanitaria in cui paesi molto meno attrezzati del nostro, a partire dalla Turchia, Libano, Giordania, Tunisia, hanno dato una lezione di civiltà e di umanità molto più grande del nostro continente. Che poi giustamente rilevi il cinismo di questo atteggiamento, no? Un cinismo che non si era ancora visto forse a livello così internazionale, cinismo che, come un gatto che si morde la coda, genera altro cinismo, perché se noi poi ritorniamo sul nostro territorio vediamo con quale alterigia un Maroni può dire ai suoi sindaci: non accogliete nessuno. Cioè anche questo a livello locale poi diventa un dato determinante, perché se l'Europa non si muove per la distribuzione di quella che sta diventando proprio una tratta da mercato, come hai detto tu, da suc, no? Allora io ti do 10 persone, tu me ne prendi. Stiamo parlando di esseri umani comunque, nessuno dovrebbe dimenticarselo. Ecco, a livello poi di queste dichiarazioni, presidente della regione Lombardia che dice: no, io blocco i finanziamenti, anzi incentivo quei comuni che non accoglieranno gli immigrati, cioè siamo di fronte alla follia. Ma io parlavo appunto del cinismo europeo, che era una novità fino a questo livello, e purtroppo noi ci siamo ormai abituati, forse sbagliamo ad abituarci a quello che è un livello di incitamento alla paura, all'odio, alla chiusura, che insomma è diventato devastante per il senso comune del nostro paese, per quello che io penso e non mi rassegnerò mai a pensare sia fuori dalla natura stessa delle nostre comunità locali, e che insomma gli italiani hanno testimoniato negli anni. Quindi la migliore risposta a quello che sta dicendo Maroni, Zaia, e lo insegue scimmiottandolo anche Toti, neo presidente della Liguria, è molto grave, perché va contro quello che è il ruolo delle istituzioni e lo stare insieme in una comunità nazionale. E anche qui credo che noi la nostra risposta deve essere quella di parlare direttamente ai cittadini, alle loro teste, ai loro cuori, dicendo appunto che noi non possiamo chiudere le porte di fronte a chi oggi ci chiede aiuto, ci chiede un pezzo di pane, non è che ci stanno chiedendo chissà cosa. E quindi insomma, in piccolo, quello che si è cercato di fare sulla Tiburtina è trasportarlo a livello nazionale e non rassegnarci l'idea che gli italiani non sono né un popolo razzista né appunto un popolo non generoso. E quindi penso che la migliore lezione a questi presidenti di regione in salsa leghista, che magari in Sicilia si dicono siciliani per accattare mezzo voto in più
e poi tornano nel loro nord e invocano la secessione o appunto quello che è il cattivismo di cui noi non ci siamo ancora dimenticati, ahimè, penso che la migliore risposta sia quella di sfidarli dialogando con quelle menti sane e non appunto ciniche anche nei loro territori, perché altrimenti insomma rischiamo davvero non solo di bloccare un piano nazionale in cui si cerca di gestire nel miglior modo possibile questa fase critica, ma soprattutto arretriamo di molto quello che è il piano di civiltà e di dibattito pubblico nel nostro paese, dove tranquillamente oggi si può chiamare clandestino una persona che invece è in fuga dalla guerra e dove non ci si rende più conto che ormai la stragrande maggioranza di persone che stanno arrivando sono quelle persone magari di cui noi insomma eravamo addolorati quando vedevamo le immagini di Kobane o della Nigeria vittime del terrorismo di matrice islamica, e quindi bisogna richiamare l'attenzione sulle ragioni e dare l'occasione ai singoli cittadini di poter interagire con questi. Ecco, una delle mie critiche grosse anche alle strutture che hanno gestito e gestiscono la realtà dei profughi fino adesso è quella di essere impermeabili alle società e delle comunità dove si vive. Molte volte questo è stato scientifico per evitare in qualche modo di aprire, di far vedere anche le condizioni disumane in cui queste persone stavano. È bene che oggi tutti i cittadini possano avere la possibilità di interagire con queste persone, ascoltarle, capire da dove vengono e rendersi conto magari che noi potevamo tranquillamente nascere dalla parte sbagliata e forse lo stesso Salvini o Maroni, se fossero nati, anzi sicuramente se fossero nati dall'altra parte, sarebbero stati i primi in fuga da quelle tragedie. Ritornando alla città di Roma, intanto sottolineare che questo centro Baobab è, diciamo così, autonomo, no? Sono una serie di volontari, non rientra nel circuito delle associazioni. Invece a livello istituzionale, e questa è una cosa che mi piace ricordare, tu hai visitato, ma non solo hai visitato, il centro di identificazione e espulsione di Ponte Galeria, perché ti sei proprio chiuso dentro e anche lì la situazione, cioè quello è il punto in cui vengono reclusi, diciamo così, anzi in senso diciamo così, proprio reclusi gli immigrati all'arrivo a Roma. Ecco, là ricordaci anche quell'esperienza, perché siamo anche lì di fronte alla necessità del superamento di centri di identificazione e espulsione, secondo te? Ma è chiaro che noi oggi, dati anche i numeri e data insomma anche la normativa, la legislazione, noi di fatto produciamo sempre più persone nell'illegalità, cioè immettiamo nuove illegalità nella nostra società. Allora io conosco benissimo le vostre battaglie e le nostre battaglie sul tema delle carceri e di quanto appunto oggi siano una somma di negazioni di diritti, di opportunità che vanno contro di fatto lo spirito anche costituzionale, e parliamo di carceri. Qui stiamo parlando di strutture che non hanno ancora uno status ben definito e dove addirittura la situazione è peggiore delle carceri, dove tutto sommato abbiamo dei codici. Abbiamo delle figure come quelle degli avvocati che hanno comunque un accesso, abbiamo un'attenzione mediatica particolare. E rispetto ai CIE sono delle isole assolutamente fuori da qualsiasi tipo di controllo democratico nel nostro paese. A grande fatica si è dato la possibilità di accesso ai giornalisti, ma con una serie di ostacoli che ancora rende diciamo, impermeabile questo luogo all'opinione pubblica. E dove in molti casi ci sono persone che nemmeno in quella logica devono e possono starci, addirittura richiedenti asilo, addirittura minorenni in alcuni casi, addirittura ragazzi nati in Italia, e quindi sicuramente vanno superate quelle realtà e noi in molti casi abbiamo riscontrato anche il non rispetto della legge da parte anche delle autorità di polizia, il non attendere l'esito dei ricorsi e procedere all'espulsione immediata anche in luoghi dove noi sappiamo ci sono negazioni di diritti umani o il non diciamo garantire assistenza sanitaria adeguata e quindi il mio gesto era volto anche a sensibilizzare il nostro paese e dire guardate che cioè non è che se si toccano persone che sono diverse da me io sono più tranquillo. Quello è un indicatore che ci rende tutti un po' meno tranquilli, meno liberi
e tutti potenzialmente sottoponibili anche a una negazione dei nostri diritti da parte anche delle istituzioni, che sono istituzioni frutto della nostra società e vanno per questo controllate nel rispetto delle funzioni e dei ruoli. Quindi quello è sicuramente un'altra battaglia da fare, e è molto più difficile parlarne oggi perché ovviamente noi abbiamo altre priorità, però non possiamo dimenticarci che solo a pochi passi dalla capitale d'Italia abbiamo un luogo che io non ho esitato a chiamare una specie di Guantanamo, sia per la struttura sia per il controllo rispetto a persone che non hanno commesso reati ma che sono qui in modo non regolare, addirittura molti lo diventano qui a causa di una legge come la Bossi-Fini. Ringraziamo Khalid Chowky, deputato del Partito Democratico. Grazie a voi. Grazie a voi.